Ciro De Luca, il fotografo. Ti è piaciuto? Buoni, però. Entusiasmo, entusiasmo. Dal gatto e la volpe, cosa che devo, che mi fa prestare molta attenzione a voi due. A noi tre, noi siamo in tre. C'è il gatto, la volpe è un animale a tua scelta. È un serraglio. Signori, Ciro De Luca è il fotografo. Ciro, qual è la fotografia? La domanda è al numero uno dei fotografi. Qual è la fotografia del campionato? E qual è la fotografia di questa partita? Grandissima foto di Ciro all'esultanza di. Io l'ho rubata la foto, non mi fare causa. No, non ho rubato la foto, ho messo il link. Ciro, io sono un professionista. Una bellissima foto di Callecon che esulta e ritorna alla doppietta. Mi fai un po' da bordo campo la foto di questo Napoli? La foto di Higuain che passa sui tre. Ah, sui quello è bellissimo. A terra. Sì, sì, il Napoli che asfalta, come si asfalta, esatto, una squadra. Esatto. Ma quanto è bello, Ciro. Com'è bello rubare le foto di Ciro? Scherzo, Ciro, io non le rubo. Perché non fa causa. Ti faccio l'avvocato. Ciro, vedere il Napoli da bordo campo. Che Napoli vede, Ciro De Luca? Ma un Napoli che fondamentalmente, come annunciava Sarri all'inizio del campionato, un Napoli che si diverte, giocatori che si divertono a giocare a calcio, quello che Sarri si proponeva nelle sue prime conferenze stampe su a Di Maro. Diceva: io ai calciatori devo farli prima divertire e poi far giocare. È cosa che vedo che ci riesce, anche perché anche ieri ho notato questa ricerca di una nuova esultanza con un balletto del genere. Per cui niente, ci no, sarai a Roma? Ci sarai a Roma, Ciro? No, ho impegni. Come, non vai a Roma, Ciro? Abbandono un attimo il Napoli. No, da chi me la rubo la foto? No, ce ne sono tanti. Ma ormai ci siamo affezionati. C'è un certo. Ragazzi, noi scherziamo su questo argomento. Ma quello è una piaga. Non si rubano le foto da chi si fa il sedere, da chi lavora tanto a bordo campo. Non si ruba. Ti piace questa pubblicità progresso, Ciro? Bella, sta bella sta cosa. E soprattutto, no? Ciro, possiamo dire a Del Cadduri di evitare di colpire i tuoi obiettivi? Sì, possiamo dire. Possiamo fare un appello. Anche perché mi costa molto quando mi sia da un punto di vista economico per l'obiettivo, sia da un punto di vista morale, perché non fa gol e pareggiato. Però questa è colpa dei giornalisti, Ciro, che utilizzano sempre gli stessi titoli. Il Cadduri deve centrare l'obiettivo. Questo mi è piaciuto. Ciro, noi ti ringraziamo e ti disturberemo ancora. Preparati e eventualmente segnalaci qualche foto, in modo tale che non la rubiamo ma ce la dai tu. Pronto? Chi è? Che hai detto? Pronto. Ho detto già prendo il cambio del numero per evitare questo fastidio. Signori, salutiamo Ciro De Luca, il fotografo. Buongiorno, buona giornata a te. Ciao Ciro e grazie per il tuo tempo. Ciao.